Negli episodi precedenti finalmente è iniziata la nuova serie di Terraria, dove Bear ha trovato un luogo per la sua bellissima casa ed esplorando le caverne e facendo altre cavolate è morto un milione di volte. Riuscirà mai a sopravvivere? Scopritelo nel nuovo episodio di Terraria! Ah, eccoci qui con il secondo episodio di Terraria! E questo lo sto registrando come facilmente si può intuire subito dopo il primo. Quindi, se mi avete detto: "Ehi, Baro, con questo incrocio di tasti puoi evocare Cthulhu e distruggere tutto il mondo", non lo so ancora, grazie. Clic! E vi prego, non fatemi troppi spoiler. Ok? Grazie. Quindi, forse è troppo tardi dirlo nel secondo episodio, però va bene. Riprendiamoci la corda qui, che non serve a niente messa qui così. Vieni a me, corda. E adesso ci andiamo a riprendere le cose. E se avete notato nello scorso episodio, durante la mia caduta, c'erano due nuovi biomi, penso. Perché uno era dove c'era il mushroom brillante, e un altro era dove l'acqua cambiava colore. Penso sia un nuovo bioma, non ne ho idea. Però sembrava un nuovo bioma. Allora, adesso scendiamo in modo cauto e silenzioso. Molto silenzioso. E poi utilizzeremo le torce, che sono la cosa più bella che ho adesso nell'inventario. Quella cosa diavolo è? Minecart. Ah, pipistrello, pipistrello, via da me, via da me, via da me. Perfetto. Allora, adesso vi mostrerò come. No, 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 no. Sento quella creatura di prima che si sta avvicinando. Ok. Allora, adesso vi mostrerò come. Cos'è quello strano rosso? Vabbè. Vi mostrerò come sono utili le corde. Infatti, se adesso noi clicchiamo qui e mattiamo una corda, cliccando ancora sulla corda, questa scenderà. E poi potremmo calarci tramite essa. È una genialata questa cosa. Pipistrello! Vattene via, pipistrello, perché non so se mi fai cadere. E quello che diavolo era? Pipistrello, quello cosa diavolo era? Uno scheletro con la testa appuntita. Un rinoscheletro! Wow! Un rinoscheletro, posso mettere le torce? Ok. Wow, un black slime. No, voglio andare a vedere cos'è quella cosa. Però prima devo recuperare le mie finanze. Allora, una finanza è andata lì. E non posso andare a recuperare le mie finanze in questo momento, perché ci sono tanti mob carini. E ce ne sta anche scendendo un altro. Wow! No, 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 non voglio morire di nuovo, no. Forse dovrei smetterla di gettarmi ogni volta in pasto ai mob. Però va bene, non fa niente. Poi ho anche tipo i funghi che mi aiutano a ricaricare la vita, perché si possono usare i funghi per ricaricarmi la vita, e premendo H. In realtà H è un tasto veloce che prende la prima pozione che si trova nell'inventario. Essendo i mushroom la prima cosa che ho nell'inventario per quanto ho vita, usa quella. Però io qui ho anche due Lesser Mana Potion, che potrei utilizzare, che però non posso utilizzare perché per l'appunto si trovano in una seconda posizione rispetto al fungo. Salta. Perfetto. Poi, come avete anche potuto vedere, per utilizzare una pozione bisogna aspettare un certo lasso di tempo. Mi riferisco sempre a quelli che non conoscono Terraria. Quelli che conoscono Terraria diranno: "Per, ma io ce lo so!" Sì, ma quelli che non conoscono Terraria non lo sanno, bello mio. Quindi, ci saranno un 60 secondi, se sono ancora 60 secondi, non lo so. O un 60 secondi di tempo per poter utilizzare di nuovo. Per poter utilizzare di nuovo. Che cavolo è? Comunque per poter. Un Earth Crystal! Per poter utilizzare di nuovo. La pozione. Che cosa strana che è questo? Obelisco. Ah, interessante. Adesso ci sono varie cose. Can be placed. Ok, posizioniamolo. Vabbè. Allora. Devo salire su e prendere la mana potion. Aia! Aia! È la mana potion, volevo dire il cristallo. Allora, tu devi morire adesso, un secondo, perché è così che vanno le cose. Perfetto. E una cosa che non ho ancora detto è che in acqua non possiamo nuotare,
Fatta eccezione per se abbiamo un item. Comunque quell'item io non ce l'abbiamo adesso. E in acqua per ora non possiamo nuotare. Quindi fate molta attenzione in acqua. Woohoo! Scusa corda e sale. Ok. Adesso devo... Che cosa sei tu? Eh? Tu sei un minecart. Ok? Va bene. È un minecart. Una chest! Ho detto una chest! Non c'è bisogno di attaccarmi mentre mi sto emozionando per le cose. Cambia lo sfondo, si fanno tutti i funghi. Aia, mi hai fatto tanto male. Lo sai che mi hai fatto tanto male? E adesso devi tipo morire perché mi hai fatto tanto male. Adesso sì, si utilizza sempre il piccone. Life Crystal, e adesso lo utilizziamo e bam! 120 di vita. La mia vita è diventata più alta e questa canzone è magnificamente bellicosa. E chest! Allora, in questa chest, che sono possibili trovare in tutto il mondo, sono vari tipi di chest. Comunque questa è la chest d'oro. E possiamo trovare diversi items e in questo e anche accessori. In questo caso abbiamo trovato un Angry Hermit Boots. Allora, l'Hermit Boots da solo fornisce un bonus di velocità dopo un po'. Tipo, se noi camminiamo, la nostra velocità aumenta sempre di più, fino a un massimo. E però adesso anche il bonus Angry, quindi dà il 3% del danno in più. Quindi adesso faccio più male. Ah, e un'altra cosa che voglio dire alle persone che non conoscono Terraria, o che anche conoscevano Terraria ma non conoscevano questo piccolo particolare, è che quando noi abbiamo un oggetto con 3% di danno in più, per esempio, o anche 20% di danno in più, il gioco ci dice già il danno che facciamo. Quindi, per esempio, adesso la spada mi dice 7 di danno, togliendo il 3% di danno mi dice sempre 7, perché 3% non serve a nulla. Comunque, la spada, cioè questa spada, tipo, mettiamo caso che io adesso ho il 100% di danno in più, quindi faccio il doppio. Se ho l'oggetto nell'inventario, quindi posso utilizzare i suoi benefici, cioè nell'equipaggiato posso utilizzare i suoi benefici, la spada qui il danno mi dirà direttamente 14. Invece se non ce l'ho mi dirà 7. Quindi non è che dobbiamo fare tipo mettiamo l'oggetto nell'inventario, 14, quindi 14 più 14 facciamo addirittura 28 di danno. No, perché è il gioco che ci dice automaticamente qual è il danno che facciamo. Intanto scendo un po'. No. Lo so che me ne dovrei risalire per fare qualcosa di più costruttivo, però voglio esplorare davvero tanto. Lo so che dovrei fare qualcosa di più costruttivo, ma l'esplorazione... Però tipo qualcosa di più costruttivo e meno dannoso per la mia persona, perché tipo adesso muoio di nuovo. Ok. Usiamo le corde, che non posso utilizzare. Ah, posso utilizzarle così le corde. Ah, si fa pure così la corda, interessante. Usiamo la corda. Ok. Adesso ce ne andiamo, perché altrimenti crepo. Ah, non posso utilizzare la corda se ci sta in mezzo la cosa qua. Però posso utilizzarla tipo così. Cioè tipo utilizzo la corda in mezzo, salto, riacchiappo la corda e risalto. Così si risparmia corda. Allora adesso ce ne andiamo su e facciamo qualcosa di costruttivo. Ma prima prendiamo i materiali, perché in caverna si va per questo, non vi pare? Sì che mi pare. Quindi prendiamo... Posso utilizzare le... No, ok, cavolata bruttissima. Posso utilizzare... posso utilizzare le cose qui anche in acqua. Interessante, molto interessante. Ok, prendiamo il iron. Ah, pensavo fosse argento. Però anche il ferro va bene lo stesso. Il ferro all'inizio è un materiale molto molto utile, perché serve praticamente per fare il 90% delle cose che ci serviranno in futuro. Tipo per craftare, cioè stazioni di crafting eccetera. Quindi bisogna prenderlo. È una mia impressione, ho sentito qualcuno parlare. Potrebbero esserci demoni nei miei edifici abitatorio. Beh, cosa hai detto? Non lo so. Però va bene. Qui sotto dovrebbe esserci un altro materiale. Adesso non so se... Ok. Non so se si può fare... No, guardate la cascata. Guardate la cascata. La mini cascata. Comunque... non so se è una mia impressione, perché non gioco a Terraria da un po'. Non so se è una mia impressione, ma hanno aumentato i salti in acqua. Non lo so se è una mia impressione o meno. Però va bene.
Qui c'è del ferro. Adesso qui facciamo una camera d'aria per respirare e anche per fare un po' di luce. Ah, c'è solo questo ferro. Oh, cavolo, sto per crepare, sto per crepare, sto per crepare, sto per crepare. Sto per crepare, sto per crepare, sto per crepare, sto per crepare. Ok. Allora, il nostro personaggino, cosa che avrei dovuto dire anche nello scorso episodio, ma lo dico adesso, tanto che fa. Il nostro personaggino è altro tre blocchi, anche se i miei capelli passano tipo attraverso i blocchi, vedete. Però il personaggino è alto 3 blocchi e ne è largo 2. Quindi se c'è un buco di un blocco non ci cadiamo dentro. Ok, perfetto. E poi il buco non è alto 3 blocchi noi non passiamo. Così è anche come gli zombie. Anche gli zombie sono larghi 2 blocchi e alti 3. Quindi se come prima facciamo una cosa alta solo 2 blocchi, cioè mettiamo un blocco a terra e il passaggio è solo di 2 blocchi, loro non riusciranno a passare, ma noi potremo comunque colpirli grazie alla longsword. Che poi adesso le caverne sono diventate molto più belle. Voglio tipo prendere in mano. Ah, si è rotto! Come cavolo faccio a prendere gli oggetti in fondo? Non si possono prendere. Non voglio sapere neanche loro. Che cazzo sei tu? Che cos'è? Cocktail? Cocktail cosa? Scarafaggio! Cocktail Beetle. Sì, uno scarafaggio. Scarafaggisca, 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 volevo dire 21! Cribio! Via, ritirata strategica. Siamo la banda più vulcanica di scarafaggi e di calamita. Viviamo giù nella discarica. E poi buttiamo all'aria. No, e poi buttiamo all'aria tutta la città. C'è un gatto grande e grosso che non sa che ne sa tre fameli. C'è molto e per questo lui nei guai si troverà. Indistruttibile e più furbi siamo noi. E questo cosa diavolo è? Un piccone? Magari posso prenderlo con il martello? Non lo so, posso prenderlo con il martello? No, non me lo fa prendere. Non me lo fa prendere. No, rompo. Allora, rompo quello che c'è dietro, ma non riesco a rompere. Che cosa c'è dietro? No, cosa c'è dietro? Fammi vedere. Ah, c'è altra roccia. Che figata. Però mi sa che queste cose non si possono prendere per ora. Forse in seguito con un item più forte, non lo so. Boh. Comunque adesso continuiamo a prendere un po' di ferro, poi dobbiamo risalire perché comunque dovremmo creare cose nuove. Cioè dovremmo fare cose più utili e giuste per la comunità, perché altrimenti qui noi non faremo mai un cavolo. Dovremmo anche cominciare a fare la casa e renderla ospitabile per la nostra guida, così che essa possa dirci: "Hey, ciao bellissimo, sì, questa cosa si crafta così", e cose simili, perché sì, le guide parlano così. Penso che abbiano aggiunto le corde proprio per evitare questa cosa orripilante di mettere i blocchi così. Però le corde, a quanto so, non sono craftabili, ma si possono trovare soltanto nei vasi. Quindi se si finiscono siamo con il sederino nell'acqua. Penso. Perché non so se poi sono craftabili. Delle gemme! Poi non so se in realtà sono craftabili, io non lo sapevo, però a quanto so io possono essere trovate solo nei pots. Poi anche se penso che sia un po' stupido, quindi probabilmente si possono anche craftare. Perché non sono questa grande cosa da craftare. In Dodd Serve le craftiamo con un po' d'erba. Quindi magari qui con della silk raffinata, poi possiamo fare le torte, le corde, cose simili. Penso di sì, perché che diamine. Le facciamo in Don't Serve con dei fili d'erba, figurati se non le possiamo fare in Terraria con qualcosa di più vicino alla realtà. Anche se effettivamente le corde con i fili d'erba si possono fare senza alcun problema. Anzi, Berk Rillis le fa spesso con i fili d'erba e sono molto resistenti, cavolo. Quindi, e anche in antichità le facevano con i fili d'erba. Di certo non avevano il cotone raffinato fatto con fili d'oro, di rame, di potassio e di zucchero pure, che erano buoni anche da mangiare. No, le facevano con l'erba, con i capelli. Sì, anche con i capelli. Pure con i peli di animali. Con tutto le facevano, anche con i bambini. Le arrotolavano e li mettevano lì dentro e facevano le corde.
le lezioni di storia di Bern su come la civiltà faceva le corde. Per. Su, cadi e muori. Stupido ad essere umanoide. Ok. Whip. Come cazzo? Ma come, che cavolo di abilità parkouresca hai? Porca miseria. A in questa altezza, qui, metteremo il nostro pavimento, che si estenderà fino ad arrivare qua. Perfetto. Poi devo scoprire qual è il qual è l'oggetto che mi permette di fare i mob e i blocchi a metà. Lo scopriremo in futuro. E adesso diamo luce a questo luogo. Diamo un po' di luce, perché non è bello. Oh, e qui ha anche una scala naturale per salire poi all'osservatorio del futuro. Qui c'è della clay. Amo la clay. Allora, quindi per adesso questa è la mia casetta. Dovremmo prendere delle torte. Delle torce. E delle corde. No torte, né torce, né qualsiasi altra cosa. E farle scendere così per posso salire. Però va bene. Allora, incominciamo a craftare qualche cosa. Allora, possiamo fare le purple torch, le ice torch e tanti altri tipi di torce che però adesso non ci servono. I campfire che adesso non ci serve. Jester arrow. Adesso le jester arrow sono anche craftabili. Oppure erano craftabili anche prima, ma io non lo sapevo. Poi la tiki non mi interessa. Allora devo fare una porta per tenere a bada i mob. Una sedia. Per far venire il tizio che c'è lì fuori. Il segnale, non, cioè il cartello non mi serve. La wooden fence per ora non mi serve. Un arco che per ora mi serve. Perché è molto utile l'arco. Poi cos'è? Mushroom wall. Posso fare anche il muro di mushroom, ma non mi serve. Posso fare anche una torta. Perché ho le torte in testa? Una porta di mushroom. No! Peccato che abbia già fatto questo, altrimenti facevo la... No, posso fare anche la sedia e il tavolo. Anche la workbench. E la fornace, che è la cosa che davvero ci serve. Che carina. Che carina che sei. Allora, adesso ci facciamo... Oh, perfetto, hanno diminuito la differenza tra silver e oro e iron. Già prima non le distinguevo, grazie programmatori. Allora, adesso incominciamo a fare le bars. Anche se mi viene da chiamarle ignot, perché sono bars, ignot, la stessa cosa. Però vabbè. Se si tiene premuto il tasto destro mentre si sta craftando qualcosa, se ne fanno sempre di più, più velocemente, senza che bisogna cliccare più volte col sinistro. Poi ci facciamo l'anvil, perché ci serve. L'anvil, lo mettiamo qui, no, non lo possiamo mettere, lo mettiamo qui. E con l'anvil possiamo già incominciare a costruire le cose di ferro. Allora, incominciamo a costruire, si può fare anche una porta di ferro adesso, è interessante. Eh? Amnetist hook. E che serve? E questo cos'è, l'arcia amethyst? Per catturare le gemme. Cade quando muori. Posso già fare un hook. Lo posso fare! Lo posso fare! Lo faccio! Aspetta, sì! Che figata! Adesso c'è il rampino! Ok, adesso sono un rampino. Ok, è una figata il rampino rosa, lol. Voglio farmi un rampino verde con lo smeraldo. Che figata, non sapevo dell'esistenza di queste cose, lol. È una figata. Allora, poi devo fare facciamo prima il piccone di ferro. Facciamo prima il piccone. E poi facciamo anche la... Eccola qua. E infatti adesso quella di ferro si chiama spadone. Ok, comunque facciamo anche lo spadone di ferro. Posso fare già una cosa dell'armatura? No. Però vabbè. Non fa niente, non fa niente. Allora posizioniamo la chest. La mettiamo qua. Questa è tutta roba che metto qui per ora. Poi la aggiusterò, non preoccupatevi. No. Allora, questa qua che vedete è l'area principale, quindi qui non farò costruzioni per i tizi, per gli NPC, ma farò roba mia. Infatti qui ho intenzione di farci una bella finestra,
Quante cose che si possono fare in Terraria non avete neanche idea. Però vedremo in futuro. Hanno fatto più grande le ceste. Oh, sì, hanno fatto più grandi le ceste. Molto più grandi. Sì, hanno lodati i programmatori. Sì, hanno lodati. Ok, mi arrabbierò e li loderò parecchie volte, probabilmente. E forse se non erano fatto più grande anche l'inventario. Non lo so, forse l'hanno fatto più grande. Però comunque, qui ho organizzato un po' l'inventario. Posiamo anche i soldi, perché se non li ho non li perdo. E andiamo un po' in giro. Allora, prima di tutto però devo mettere una cavolo di porta. La mettiamo qua. Aspettate. Dove la posso mettere la torta? È la porta! Perché dico torta? Dannazione. Allora, mi serve il legno. Dov'è il legno? Ok. Allora, via. Rompiamo qui le cose. Leviamo tutto e mettiamo il legno. Mettiamo il legno pure qua. Qui tipo per esempio potrei farlo metà, così scende ed è più carino. Però non so il blocco con cui si può fare questa cosa. E la stessa cosa vale di qua. Però a quanto pare adesso i blocchi singoli li sale. Ok, mi piace questa cosa. E devo mettere una cavolo di porta. Ok, perfetto. Allora, adesso mettiamo una torcia lì. E tutto va bene, tutto va bene. Apriamo la porta. Chiudiamo di nuovo. Ah, scusami Bunny. Vieni Bunny. E mettiamo anche la torcia qui. Allora, adesso ce ne andiamo un po' all'esplorazione, anche se dovrei andare di nuovo nelle caverne. Ma se vado nelle caverne devo tagliare. E poi, come potete vedere, grazie agli Armor Boots, corro molto più veloce. Guardate, corro molto più velocemente. Guardate come corro. Quindi, un altro Bashir. Prendiamolo. No, come mai non mi seleziona il piccone? Cioè, sta qua, ecco qua. Perfetto. Allora, comunque alla fine ho fatto sciame full. No! Meno 10 al danno e meno 20 al knockback. Che schifo. Sì, perché quando si craftano le cose possono uscire buff positivi oppure dei buff negativi. E la cosa non è tanto carina. Allora, mi sa che con questo... No, ok, pensavo che con quella strana pianta si facesse il colore giallo. Però a quanto pare non è così. E tu adesso muori. Ok. Però è ancora più forte della mia vecchia spada di legno. E questo che cavolo è? Si prendono questi cosi? Sì, Yellow Mangroid. Sì, serve per fare il Yellow Dye. Che poi questo l'avevo posto. Ah, no, ok, ne ho preso un altro. Giusto, giusto, giusto. Posso prenderli? No. Vabbè. Comunque, chissà quale biome troveremo. Perché ci sono vari di biome. Ma adesso ne sono stati anche aumentati. Quindi ce ne sono ancora di più. Però già prima ce n'erano un paio. Adesso ce ne sono ancora di più. Non vedo l'ora di vederli. Intanto, mentre cammino, provo a prendere anche questi strani materiali che trovo. E voglio sapere se c'è un modo per prendere queste cose. Perché sono belle. Con la B maiuscola. Qui c'è un'altra caverna dove potrei scendere e depredare altro. Però no. Ce ne andiamo su. Perché come detto poco fa, voglio esplorare un po'. Salta. Sì, è bello esplorare. È la cosa che amo di più nei giochi. Anche se trovo un posto migliore per fare la mia casa, non la cambio, perché ormai ho deciso la farò là. Dell'oro a questa altezza. Mi capitava prima, ma di solito era sulle montagne. Non qui. Va bene che effettivamente siamo un po' in... delle corde finalmente. No! Bello! Ma muori. Guardate quanto è bello! Un muro tutto fatto di fiori. Immaginate queste cose nella realtà. Sarebbe davvero magnifica. Che cavolo fai, Bunny? Bunny gets drunk. Va bene. Per chi non capisce l'inglese, Bunny si è ubriacata o simili. Allora, 6. Andiamo! Woohoo! A quanto pare sto trovando un po' di corde e questa cosa mi fa piacere. Però questo strano materiale che vedete qui sotto non posso ancora minarlo. E a quanto pare non lo so se è un casino, un bug o è una cosa voluta. Adesso i materiali spawnano più in superficie, non lo so. Penso sia una cosa voluta. Poi non ne ho idea. Anche perché sì, effettivamente hanno aggiunto davvero molti nuovi oggetti. Cioè molti nuovi materiali. Quindi potrebbe essere dovuto a questo.
che quindi i materiali più forti adesso si trovano giù al posto di questi qua che erano comunque forti, però adesso servono solo a pulirsi le scarpe, per non dire qualcosa che si trova sotto la schiena. Quindi, sì, penso che sia una cosa voluta, poi non lo so, forse è un bug nel mio mondo, non ho idea, non ho idea, no, non ho idea, no. Chissà se poi c'è ancora quella cosa che quando ci si scollega dal mondo si viene riportati nel punto di spawn. Chi lo sa? Voi lo sapete, probabilmente io non lo so, perché probabilmente quelli che hanno Terraria ci hanno già giocato parecchio, per quando è uscito anche questo secondo episodio. Non credo sia un terzo episodio, però un secondo probabilmente sì. Chissà che figata. Dopo voglio fare una prova. E la farò insieme a voi, lo vedremo insieme. Voi direte, beh, perché non prendi anche il copper? Beh, perché il copper è inutile. No! La zona contaminata, com'è diventata carina! Ciao, Stras! Volevo dire ciao, bellissimi! No, hanno cambiato il blocco. E adesso è molto più carino di prima. Sì, è ancora indistruttibile. È molto... Wow, 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 no, 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 volevo dire che sei tanto carino, ma ho così bellino da fare il video alle bambine belline. Ok. Whoop. È una figata. No, non ci riesco a salire però. Ah, ritirata, 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 ritirata. Ritirata, 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 muori, 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 devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, dai, muori, perfetto. Ok, ritirata verso casa, ci prendiamo questo ferro che non fa mai male. E mettiamo la terra perché è brutto lasciare qui un buco. E ce ne torniamo a casa, anche perché sta facendo tardi e poi mamma mi sgrida. Via, woohoo! Allora, facciamo attenzione però qui quando si cammina. Adesso come diavolo devo fare a risalire là? Faremo un piccolo tunnel. Anche perché mi serve un po' di terra, perché ho poca terra. Sì, perché la terra è spesso usata dalla mia persona come materiale per arrampicate. Anche se ho delle corde, però non voglio usare le corde, perché le voglio usare per la mia base. E quindi, sì, però credo che si possano craftare. La cosa che non mi piace della guida è che se gli dai uno strumento non ti sa dire come lo si crafta. Questa è una cosa che potevano aggiungere, o forse l'hanno aggiunta ma io non lo so. Perché sarebbe una cosa molto carina. Tipo trovo una strana arma. Oh mio Dio, che arma meravigliosa è questa! Come si crafta? Perché ne voglio due? Tipo. Non ho idea. Però potrebbe essere un'idea. Aia, aia, oppure un nostro amico ci regala un'arma in un server. Noi torniamo a casa perché sì, tutto quello che viene preso nel personaggio rimane sul personaggio. Quindi non è come in altri giochi in cui... ogni mondo ha il suo inventario e cose simili. Qui l'inventario è del personaggio. E quindi quando cambiamo mondo il personaggio ancora ha i suoi oggetti. Anche se il mondo può essere diverso. Qui devo risalire. Anche quindi anche se il mondo può essere diverso. E dannazione, è diventata notte. Si capisce quando c'è il passaggio tra la notte e il giorno. Quando cambia la musica. Se cambia la musica c'è il passaggio. Anche se è tutto buio però fa ancora la musica del giorno. È ancora giorno. Appena cambia la musica diventa, no, giorno, diventa notte. E viceversa. Anche se è tutto chiaro, se non cambia la musica e diventa la musica del giorno, resterà notte. Oh ciao per la cappellona. È una bellissima maglia, lo sai. Aia, aia, aia. Ti sto facendo i complimenti. Ti ho chiamato cappellona e hai una maglia bellissima. Che diamine. Queste donne. Gli fai complimenti e si arrabbiano, non glieli fai e si arrabbiano ancora. Non sono mai contente. Piccoli stereotipi sulle donne che potevo anche risparmiarmi, perché penso siano stupidi però. Non so da dove mi è uscito, però va bene, via e via via. Ogni stereotipo in realtà è stupido, però alcuni sono divertenti e carini, è vero Bunny, è vero. Bunny la pensa come me. Ti ho creato io Bunny, ricordalo. Tu sei come il dottor Frankenstein, il povero Frankenstein. Ti ho creato da parti di altri conigli. Allora, va bene. Tu sì che sei figo. Aia, ti ho detto che sei figo, non che voglio abbracciarti. Soprattutto con quelle ossa che ti escono, Chimimaro. Sì, sembra Chimimaro per chi conosce Naruto. Era Chimimaro. Sì, Chimimaro. No, Alienon, tu con te non ci voglio parlare perché sei brutto e cattivo. Allora, adesso blocchiamo qui l'uscita. Cioè l'entrata, più che altro. E ce ne saliamo su. Ma qualcosa prima lì non c'era, oppure sì? Chiudiamo la porta. Oh, vorresti entrare, vorresti entrare. Ah, ah, non puoi entrare, 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 non puoi entrare.
Di certo non può entrare. Ma cosa farà bene nel prossimo episodio? Scopritelo nel prossimo episodio di Terraria. Lasciami. Incominciamo con la prima morte. Per scopio, per vedere cosa di tu sei Terando. Fottutamente. Sta interessante. Penso che tu hai bisogno delle E così iniziò la serie di Terraria.